bicicletta secondo noi è sempre una persona prima che una macchina. Si cerca di dare una fotografia del soggetto e di verificare quali sono quei, anche se piccoli, margini possibili di miglioramento per poi ottenere un miglioramento prestativo. FMS, cioè il Functional Movement Screening, viene quantificata la capacità degli atleti di utilizzare in maniera corretta il proprio corpo. Viene effettuato per cercare di individuare eventuali fattori di rischio per problematiche di sovraccarico o infortuni. Ci fa capire quali sono i nostri punti deboli, che possa essere schiena, ginocchia, spalle. La pedana dinamometrica consente di misurare, oltre alla forza sviluppata dagli arti, anche la potenza sviluppata dagli arti inferiori e l'altezza che riescono a raggiungere durante il test di salto. La sto allenando questa dote qua perché credo che sia un quid in più per sciare anche forte sugli sci. Il cicloergometro consente di effettuare un test che viene chiamato test incrementale massimale. Nel corso di questo test si misura il massimo consumo d'ossigeno, cioè si misura la massima capacità dell'atleta di utilizzare l'ossigeno. È un po' come affrontare una salita che ha una pendenza progressiva mantenendo costante la velocità. Vai avanti fino a quando ne hai, tieni il più possibile, tieni il più possibile, la cadenza è ancora ottima. Olè, 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 olè che ce l'hai, olè che ce l'hai. Con molta fatica ma possiamo completarlo. Olè, 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 olè. Vai su con i battiti, i muscoli non girano più tanto bene. Quando sei solo in bici non raggiungi mai questi obiettivi di andare oltre al tuo limite. Qua invece sì, perché hai davanti le cifre e li vuoi superare, no? La pressa Mognoni, c'è un motore che tende a schiacciare gli atleti nella pressa e loro devono cercare di resistere al carico che viene imposto. Sono le stesse tipologie di contrazione a cui gli atleti vengono sottoposti nel corso delle curve durante le discese. Lì bisogna solo morire e sono morto un po' meglio delle altre volte. Dai, 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 bravo! La misura della funzionalità neuromuscolare del quadricipite. Tramite delle stimolazioni elettriche si misura la forza della gamba dell'atleta. La si misura in condizioni di riposo e in condizioni di fatica. Si va a misurare la loro capacità di sopportare la fatica nel tempo. Una scossa, come elettrostimolatore, ma penso 10 volte più forte. I triangolini è il test di questa volta, i pallini sono il test dell'altra volta. Sei stato preciso perché sei stato circa il 50% del tempo all'interno dei target nei 60 secondi e nei 90 secondi. Tu hai fatto un salto con un gesto molto rapido, molto dinamico, perché sei andato tanto in alto. Ma mi sono sentito abbastanza bene, un discreto test, ti dico. In questo periodo che siamo adesso devi avere dei buoni risultati, no, dei test, per quello per me conta sicuramente qualcosa. Questi sono tuoi, potremmo andare a coppia di amici. Perfetto.